Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con questa faccia bianchissima e questi capelli orribili perché ho fatto il trattamento alla cheratina e quindi non li posso lavare. E ho un po' di tempo libero stamattina, quindi ho deciso di fare un altro piccolo vlog. Penso che vi metterò sempre delle ispezioni di queste giornate perché stanno un po' cambiando delle cose a casa mia a livello di arredamento e quindi ve le volevo mostrare, vi volevo rendere partecipi. Quindi niente, vi porto insieme con me in questi giorni e vediamo un pochino cosa combiniamo. Allora, primo cambiamento importante di casa mia è il sottolavello, che era un disastro e che praticamente ho sistemato in questa maniera qui, perché ho montato, in realtà ancora non l'ho montato perché devo mettere le viti qui. Ho preso il carrellino dell'IKEA, questo qui bellissimo, con i due contenitori, perché veramente quello che avevo era diventata una cosa impossibile, e penso che metterò qui l'umido e qui l'indifferenziato, perché la plastica e la carta ce l'ho già da un'altra parte qui vicino. Altra novità che sta accadendo in questi giorni, scusate il macello, però real life, è il tavolo che praticamente stiamo cercando di ridipingere per lasciarlo praticamente senza quella, ma in realtà non sta andando tanto bene adesso. Quindi prima l'abbiamo tinto con questo colore che sinceramente a me non piace, mi sa che hanno sbagliato dal negozio a farci il tipo di colore, quindi adesso lo stiamo di nuovo scartavetrando per portarlo come era prima più o meno, e poi cambio colore perché veramente volevo stare di più su questo colore, diciamo che è completamente sbagliato. Ma la novità veramente importante è questa, ragazzi, la navicella spaziale, come la stiamo chiamando noi. Praticamente stiamo mettendo la stufa pellet, che qui sembra anche in realtà piccolina, ma vi assicuro che è enorme. A breve ce la monteranno. Anche nello studio sto facendo dei cambiamenti dettati dal montaggio della stufa. Questo armadietto qui era da un'altra parte, mi sa, l'ultima volta che vi ho fatto il video qui dentro. Questo mobile l'abbiamo sistemato insieme in qualche video precedente. Poi ho cambiato anche il mobile della seta stiro, l'ho messo lì, in realtà stava da un'altra parte. E ho inserito anche questo mobiletto qui bianco, che era color marrone scuro, e l'ho ridipinto, l'ho fatto ridipingere dalla mia amica. E niente, insomma, li uso le robe appese per asciugarli, lasciamo stare. Praticamente questo mobile qui lo devo separare perché all'angolo, e lì appunto, mi verrà la bocchetta dell'aria calda che riscalda questi altri ambienti. Quindi devo dividere l'armadio e metterlo, diciamo, dove sta adesso la cassettiera, e far rimanere il resto dell'armadio, quindi la scrivania e le due librerie sulla destra, e quindi li devo dividere. Passo poi a fare le pulizie, perché ovviamente in fase di sistemazione degli ambienti non potrete capire quanta polvere si fa. Metto la lavatrice, vi porto con me lì fuori, mettiamo la lavatrice in questo caso delle lenzuola. Io la lavatrice delle lenzuola la faccio una volta alla settimana, anche perché siamo in due e quindi di conseguenza non è che sporca chissà quante lenzuola. Vado poi appunto a fare il letto da capo con le lenzuola nuove. Sto utilizzando ancora il copriletto leggero perché qui fa ancora tantissimo caldo, in effetti sono ancora a giro manica perché appunto fa caldo, nell'estate non se ne vuole andare. E poi passo a spolverare tutto quello che appunto è di fianco al letto, quindi comodini, passo con l'aspirapolvere. Questa è un'aspirapolvere che io reputo abbastanza buona, non ho bisogno di Dyson e cose varie. Mia, che cerca in tutti i modi di giocare con me, ma non c'è verso perché non ho tempo. E poi vado a ritirare
le robe appunto già stese in precedenza della lavatrice dei colorati, perché poi lo stendino mi servirà per andare a stendere le lenzuola della lavatrice che è appena finita. Io, grazie a Dio, ho un bel giardino, quindi metto tutto quanto fuori ad asciugare, anche le robe più grandi le stendo appunto così in questa maniera fuori e poi lascio asciugare tutto il resto al sole per più o meno una mezza giornata. Poi sto dipingendo anche una mensolina che andrà poi nel salone, vi farò vedere dopo, che ho comprato. Siccome non l'ho trovata dalle dimensioni che volevo io, l'ho sistemata insieme a mio padre perché mi ha aggiunto un pezzettino di legno e poi l'ho dipinto con un impregnante color grigio che si avvicina molto ai mobili che ho nel salone. Buongiorno, altra giornata. Allora, come vedete qui, a parte vabbè il casino che c'è, mi hanno montato, mio suocero e papà mio, la struttura per il cartongesso. Qua abbiamo messo le bocchette, vabbè qui c'è anti mia, perché lì dietro c'è il tubo della stufa e quindi di conseguenza per evitare. Ho messo questo, che tra l'altro era la base della stufa, lo ricicliamo tutto. Questa è la struttura sulla quale poi andrà fissato il cartongesso, che mi farà un muretto praticamente. Già non vedo l'ora di metterla sopra tutte quante le cose carine. Quindi verrà così appunto, con dietro come se fosse una doppia testiera, e mi piace tantissimo. La stufa, eccola qui. L'abbiamo montata e anche provata. E di qua abbiamo messo una mensola, non so se ve l'ho fatta vedere, che papà mio ha sistemato, perché quella che ho trovato alla Bricoman era troppo piccola e poi l'ha fatta, insomma, l'ha sistemata lui, perché in effetti, se vedete bene, qui questa qui è stato aggiunto. In realtà poi non si vede tantissimo e l'ho dipinta io. Di qua invece voglio, vabbè, qui c'è un pacco di Amazon che devo restituire. Di qua voglio praticamente mettere due mensole dello stesso colore. Della mensola questa qui per dare un po' di movimento, e invece di qui, che c'è lei che dorme e anche il corpo di divano che devo sistemare, voglio comprare un bel quadro. Non so quando lo comprerò. Ultima camera che ci interessa, qui ho anche sistemato, ma se volete voi faccio un room tour solo di questa stanza. Di là esce l'altro tubo, sempre della stufa, per riscaldare questi altri ambienti, e anche lì dobbiamo mettere ancora la mascherina. E basta, poi penso che metterò qui un mobiletto, qualcosa insomma per riempire. Se volete il room tour del mio studio ve lo faccio, perché in realtà non ve l'ho fatto mai. Io spero che questo video un pochino ingasinadello vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!